Benvenuti nel primo appuntamento del Make Up Poraccio! Siamo a cavallo tra Carnevale e San Valentino, anzi oggi precisamente è lunedì di Carnevale, quindi sarete anche a casa, potrete sperimentare col make-up insieme a me. Ho pensato di coniugare appunto queste due feste che casualmente cadono negli stessi giorni in un trucco a tema perfetto, ovvero quello della regina di cuori. Il tutorial che seguirò sarà quello di Adore Donne, che vi lascio qua sotto in info box. Cosa vi servirà per fare questo trucco? Pennelli di vario genere, una spugnetta per il fondotinta, il correttore liquido o in stick, io userò quello in stick perché appunto è un make-up poraccio, borotalco, illuminante, ombretti in particolare azzurri, un rossetto rosso, terra se ce l'avete, io non ce l'ho, però voi usatela nel caso ce l'abbiate. Io penso che userò un ombretto marrone, blush, mascara, eyeliner e matita nera. Per fare l'acconciatura invece avrete bisogno di una fascia per capelli, possibilmente del colore più simile possibile ai vostri capelli, mollette a bizzeffe e una coroncina, ma nel mio caso userò una bellissima molletta con un cappellino rosso perché la coroncina non avevo sbatti di farla semplicemente, proprio perché è un make-up poraccio, ci tengo sempre a sottolinearlo. Ovviamente questo trucco lo potrete utilizzare per feste a tema, ma anche per divertirvi col make-up se è una cosa che vi piace. Spero che comunque vi possa divertire. Cominciamo! Allora, eccoci qua. Per prima cosa mi metto una fascia per tenere sui capelli, se no si appiccicano. Con il correttore in stick vado a coprire le sopracciglia, impresa molto ardua perché appunto ho le sopracciglia molto molto scure e infatti, spoiler, non sarà possibile coprirle del tutto. In più utilizzo sempre il correttore sfumandolo per coprire le varie imperfezioni. Fisso tutto con il borotalco come mio solito e ricalco di nuovo il correttore sulle sopracciglia per cercare di fare questa impresa impossibile di coprirle. Le fisso sempre con il borotalco, si creerà un pataccone che non avete idea. Poi utilizzo il fondotinta per fare una base omogenea su tutto il viso, sfumandola con questa spugnetta che andrebbe lavata, ma non ho sbatti mai di farlo e non ho ancora trovato un metodo funzionale per pulirla come si deve. Poi faccio un altro strato sempre di borotalco in modo da fissare il fondotinta. Utilizzo, come vi avevo detto, al posto della terra un ombretto marrone come quello indicato e lo metto al di sotto degli zigomi per fare un po' di contouring. Lo sfumo sempre con questo bel pennellone fitto. Ora arriva una parte molto complessa. Con l'eyeliner disegno delle sopracciglia al di sopra delle mie sopracciglia, molto sottili come quelle della Regina di Cuori. E notate che il risultato fa abbastanza schifo, sono venute stortissime, ma pazienza. Dopodiché, con il correttore per chiarire appunto la parte superiore della palpebra dove andremo a mettere l'ombretto, do un'altra mano di correttore, senza però fissarlo col borotalco. E io sono sconvolta dalle sopracciglia come mi sono venute male. Ma pazienza. A questo punto prendiamo la palettina di ombretti azzurri e partiamo con un azzurro piuttosto carico e scuro, andando prima a stenderlo sulla palpebra mobile e poi estendendolo fino alle finte sopracciglia, quindi dobbiamo andare anche sopra le nostre sopracciglia naturali. Io l'ho fatto picchiettando perché avendo messo il correttore per quanto in stick, quindi piuttosto solido, avevo paura di tirarlo via, quindi ho picchiettato e ci ho messo una vita, quindi mettetevi il cuore in pace, ci metterete una vita e mezzo a fare questo ombrettone e con risultati poracci, appunto, perché noi questo insegniamo. Sembro la nonna brutta di Dracula, ovviamente. Con il ditino vado a prendere il correttore e cerco di metterlo sopra. Diciamo che è sicuramente meglio utilizzare un correttore liquido. Infatti, io poi ho ripiegato sul fondotinta con un risultato pataccone che non avete idea. Infatti, si vede perfettamente che il risultato è proprio pataccone. E per renderlo ancora più pataccone, prendiamo un azzurro un po' meno carico, un po' più chiarino. Nel mio caso era quasi un verde acqua, quindi boh, non so il risultato per come sia venuto. E vado a stenderlo sopra al pataccone di fondotinta. Evviva! Questo per creare un po' un effetto sfumatura. Lo stesso colore poi lo vado a mettere appena al di sotto delle sopracciglia finte, sempre picchiettando così non vado a rovinare l'altro sotto, e poi sotto all'occhio, come se fosse una specie di matita esterna, però in questo modo magari eviteremo che sbavi.
Boh, poi io questo trucco me lo sono tolto subito, quindi I don't know. Sfumo il blush, non preoccupatevi che sia carico, perché tanto è carnevale e ogni scherzo vale, anche se sembra la bambola assassina fa niente. E poi si va di mascara, anche qui caricatelo bene perché l'impressione deve essere quella della regina di cuore, sicuramente non è un personaggio sobrio del mondo fantastico. Quindi carica, 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 carica. Benissimo, sto notando adesso tra l'altro che ho una sbavatura orrenda a lato. Con l'illuminante vado a tirare delle righe letteralmente sopra al blush, sul nasino, soprattutto sulla punta del nasino, sulla, oddio come si chiama, quella cosa lì in mezzo alle labbra sopra, e poi sul mento. Passo sempre l'illuminante nella coda interna degli occhi, che credo si chiami così, e poi la cosa più interessante, andiamo con la matita nera che io sto sfumando con un pennellino per essere più precisa, i contorni di un cuoricino che sarà poi fatto con il rossetto rosso, come vedete, stesso metodo, quindi sempre pennellino, e quindi i contorni saranno neri con la matita nera, invece la parte centrale a forma di cuore sarà rossa. E questa è la parte più divertente sicuramente. Questa ancora più divertente, con un pennellino molto sottile cerco di fare quelli che dovrebbero essere tre cuori. Se vedete il tutorial originale sono tre, a me ne è venuto uno enorme e abbastanza orrendo e uno piccolino che mi ha richiesto tutta la mia concentrazione, però il risultato tutto sommato per essere poraccio ci può stare. Ora passiamo ai capelli che forse avrei dovuto gestire un po' meglio, ma appunto non mi sono posta troppo il problema. Mettiamo la fascia e fermiamo i capelli proprio all'attaccatura davanti, poi li arrotoliamo così tipo orecchie di mini mosche e le fissiamo tutto intorno con le mollette. Insomma, a me cascavano da tutte le parti perché ne ho troppi e avrei dovuto veramente utilizzare troppe mollette, ma non avevo tempo né voglia, quindi accontentatevi, me li sono tirati su alla bella e meglio, ma il risultato dovrebbe essere questo. In mezzo ci mettete questo bellissimo accessorio che sarebbe il cappellino barra coroncina e il vostro makeup è finito. Ok, il tutorial è finito, direi che è perfettamente poraccio, però tutto sommato diciamo che per stare in casa è perfetto come makeup. Spero che il video vi sia piaciuto e che questo tutorial vi abbia divertito, io mi sento molto bellissima. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se replicherete questo tutorial, mi raccomando taggatemi su tutti i social. Se pensate che questo tutorial poraccissimo, veramente poraccissimo, ve ne siete accorti, possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con Danza con Gio, che ha slittato a martedì in favore di questo video. Invece con il prossimo make up poraccio ci vediamo il 15 di ottobre per il trucco di Halloween. Un bacione e ci vediamo alla prossima.